Benvenuti telespettatori di TRC, benvenuti a quella che è l'ultima puntata del Bristol Talk, almeno per questa stagione. Speriamo di ricominciare poi la prossima, a settembre-ottobre, essere di nuovo su questi schermi. Intanto oggi affrontiamo un tema davvero attuale, quello del credito e delle situazioni di emergenza. Come gli istituti creditizi reagiscono e agiscono in questi momenti particolari. Siamo nel mezzo di una pandemia, vari altri momenti problematici li abbiamo anche nel nostro recente passato e speriamo davvero di poter imparare qualcosa. Oggi ci accompagnano Flavio Del Bono, economista dell'Università di Bologna, e Daniele Ravaglia, direttore generale di Emilbanca. Grazie a entrambi di essere con noi. Buongiorno. Grazie a voi. Dunque, professor Del Bono, io partirei proprio da lei. Mi riferivo ai precedenti di crisi, di grandi crisi a cui il nostro mondo ormai ci ha abituati negli ultimi decenni. In particolare mi riferisco a quella del 2008. Che cosa c'è da imparare per il periodo a cui andiamo incontro? Beh, intanto grazie per l'invito, sono molto lieto di essere qua con voi e col dottor amico Daniele Ravaglia. Beh, bisognerebbe partire dalle differenze, credo, cioè nel senso che normalmente in questi casi ci si concentra sulle analogie, però possono essere anche fuorvianti. Nel far risaltare le differenze, vorrei far notare fondamentalmente tre, per cui quando vogliamo imparare dal passato, ricordiamoci che non è replicabile così come uno potrebbe sperare. La prima è che questa crisi, questa fase storica, è caratterizzata da una terribile paura delle persone dal contagio fisico, cosa che era assente l'altra volta. Quindi questa volta la morte, purtroppo, o la malattia ha, come dire, spaventato le persone con tutte le conseguenze fisiche e psicologiche che ne conseguono. Primo. Secondo, l'altra volta ci fu un problema inizialmente bancario che diventò reale, ma c'erano delle munizioni che potevano essere usate in quel teatro di guerra, se posso usare questa espressione militare. C'è stato tempo, ci è voluto forse troppo tempo per usare quelle munizioni, per come funziona l'Europa. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra furono più rapidi e le munizioni erano rappresentate fondamentalmente dagli strumenti delle banche centrali. La BCE richiese più tempo perché la BCE è espressione evidentemente di un gruppo piuttosto numeroso di paesi diversi, sui quali peraltro quella crisi impattò in modo diverso. Questa volta quelle munizioni non sono disponibili o lo sono in misura molto minore. Perché è del tutto evidente che con tassi di interesse prossimi allo zero, in alcuni casi negativi, e con già alle spalle, parlo dell'Europa, una BCE che con le sue azioni aveva inondato di liquidità, è del tutto evidente che per stimolare l'economia non basta l'arma monetaria. E non è un caso che infatti si stiano muovendo i governi che hanno dovuto, di necessità, abbandonare il patto di stabilità e i vincoli alla spesa pubblica e il rispetto di quei parametri. Terza differenza importante è che questa crisi è molto più globale dell'altra volta, perché l'altra volta, parliamoci chiaro, i paesi meno finanziarizzati vennero colpiti meno. I paesi dove i sistemi bancari o i sistemi finanziari erano più arretrati, ovviamente rimasero un po' più indenni. Ebbero ricadute indirette, nel senso che se crolla il consumo in Occidente è chiaro che calano anche le esportazioni dei paesi emergenti o altro. Questa volta invece, per come è nata, cioè come epidemia, come una sorta di nuova peste, è del tutto evidente che riguarda l'intero globo. Nel 2009, ricordiamoci, i paesi che sperimentarono un calo più importante del PIL, tipo l'Italia, fu poco più del 5%. Adesso le previsioni a oggi sono a due cifre, e non solo per l'Italia, anche per paesi come gli Stati Uniti e così via. Quindi anche solo questi macro numeri ci dicono che dobbiamo cercare, come in parte si sta facendo, strade alternative a quelle usate l'altra volta. È proprio la radicale differenza di questa crisi rispetto
tutto quello che abbiamo vissuto e quello che ci fa più paura. Anche se forse un elemento di forza c'è, direttore Ravaglia, nel senso che forse questa volta il sistema bancario è un po' più solido. Come si guarda al futuro da parte di Emilbanca, dal vostro osservatorio? Il professor De Bono ovviamente ha fatto un'analisi estremamente puntuale e corretta. Le differenze sono forti, allora fu una crisi appunto di ordine finanziario e oggi economico. Ed è molto complesso. In questo caso l'azione delle banche, che pure io ritengo sia assolutamente importante, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, come siamo chiamati, no? A supportare le imprese, le famiglie, le aziende. Con una serie di misure emanate sì dal governo, ma che poi si traducono in buona parte, certamente non tutte, ma in buona parte in un intervento delle banche. Quindi mi pare di poter dire che il sistema bancario italiano in particolare sta dimostrando sempre di più una sua forte importanza nell'economia del nostro paese. L'influenza però della finanza io credo oggi che sia un po' meno incidente delle altre volte, perché un elemento di differenza forte, secondo me, sono i comportamenti delle persone. E questi non sono gestibili per forza da un decreto, non sono gestibili da un aumento o diminuzione di liquidità sui mercati. La paura, ad esempio, del futuro, la paura di uscire, la paura di spendere, la paura di fare acquisti è un fattore che non è assolutamente gestibile da un'azienda di credito e credo né da nessun altro. Quindi gli effetti di questa crisi oggi io credo siano particolarmente difficili da valutare. Tra l'altro sappiamo che anche nelle previsioni ci sono opinioni abbastanza diverse anche da parte degli economisti sull'impatto che avrà sul nostro paese, ma a livello globale questa crisi, legata prevalentemente a queste previsioni ai tempi di chiusura della crisi. Se a ottobre, ad esempio, ci dovesse essere per caso una ripresa della malattia, del virus, ecco che probabilmente ci troveremo in una situazione fortemente difficile rispetto al caso contrario. Quindi fare delle previsioni oggi è molto, molto complesso. Ora, in questa situazione io credo che il sistema bancario, in particolare, ripeto, le banche piccole, quelle legate al territorio, hanno una funzione estremamente rilevante. Intanto quella di valutare la sostenibilità dell'impresa. Questo bisogna che lo dica. Mi è capitato di dire anche altre volte che il debito di per sé, dal mio punto di vista, non risolve un problema di un'impresa se le previsioni non sono quelle di una rimessa in bonis della stessa. Quindi l'incontro e la consulenza che noi facciamo ai nostri clienti è questo: dimensionare la nuova esposizione, che ripeto in questo momento è certamente importante, è ossigeno per loro, però va dimensionata alle possibilità, perlomeno teoriche, quelle che oggi possiamo esaminare e conteggiare, di rientro nel prossimo anno perlomeno. Quindi è un'operazione che, dicevo all'inizio, legata a delle previsioni complesse, quindi non è semplice anche questa previsione, però certamente qualche elemento di valutazione c'è. Abbiamo un piccolo intervento di un'altra voce che parla appunto di impresa e lo fa come un rappresentante del mondo dell'impresa. È Gianluca Galletti. Dopo torniamo dai nostri ospiti. Intanto però ascoltiamo lui che cosa ha da dirci perché è presidente di UCID, Unione Cristiana Dirigenti e Imprenditori, e guarda al mondo dell'economia da una prospettiva molto particolare. Lo ascoltiamo e torniamo subito dai nostri ospiti. Va molto di moda il tutto andrà bene. Io ne sono convinto, tutto andrà bene se ogni attore di questa difficile situazione farà il proprio mestiere. Quindi lo Stato farà norme chiare e precise senza occupare spazi che non gli sono propri, e quindi dando la possibilità agli imprenditori di fare gli imprenditori, di fare quello che sanno fare meglio e fidandosi degli imprenditori stessi. Gli imprenditori non sono dei dadi, gli imprenditori sono delle persone che dedicano il proprio tempo a produrre dei beni, a fare lavorare delle persone e giustamente aspirano al giusto profitto. Giusto profitto, sto parlando. Quindi se la vediamo così, secondo me tutto andrà bene. Se ognuno incomincia a occupare gli spazi dell'altro, allora sono molto più preoccupato.
E dal sistema bancario cosa si attendono ora le imprese? Si attendono soldi. Sembra pleonastico dirlo, ma è così. E quando parlavo di regole semplici, questo vale anche per le banche. Le banche in questo momento devono valutare le difficoltà che le imprese stanno vivendo. Io credo che questo sia il momento di valutare bene le buone storie che le aziende hanno da raccontare. Cioè, se io azienda sono sempre stato un buon pagatore, mi sono sempre comportato bene e sto attraversando un momento difficile, mi aspetto che la mia banca mi aiuti al di là del mio credito, del mio merito creditizio del momento. Poi capisco, ci sono delle regole europee, delle regole anche bancarie italiane che vanno rispettate, però molta elasticità in questo momento, perché le banche devono anche pensare al loro futuro e se non ci sarà più economia, a chi li presteranno i soldi domani? E su questa provocazione di Gianluca Galletti torno da lei, Ravaglia, per chiederle le banche sono state tanto criticate in questo periodo proprio per la mancanza di quella velocità, di quella speditezza nel far pervenire risorse all'economia reale. Le chiedo, ci sono stati dei problemi in questo senso? Come si guarda questo problema da Emilbanca? Guardi, io ho un'opinione molto netta. Le colpe, le responsabilità che sono state attribuite alle banche non sono responsabilità delle banche. Io credo che quello che è successo è stato quello di avere creato delle aspettative nei confronti degli imprenditori, dei clienti, in genere anche delle persone fisiche, delle famiglie, superiore alle possibilità di realizzazione del loro desiderio. Questo è stato il vero problema. Tutte le operazioni poste in essere, dichiarate una sera per la mattina dopo, non avevano previsto i processi operativi per definire ed andare a erogazione del credito. Questo è il problema. Guardi, io sono evidente, parlo non per difesa d'ufficio, ma perché credo di conoscere come le banche si sono comportate, in particolare evidentemente la mia. Ma noi abbiamo avuto una disponibilità da parte di collaboratori straordinaria. Io credo che nessun bancario è stato citato in questo periodo come importante, un anello importante nel sostegno dell'economia nazionale. Eppure è esattamente quello che è avvenuto e che avverrà. Io le faccio il nostro caso specifico. Emilbanca in meno di 2 mesi ha ricevuto 11.000 domande tra moratorie e nuovi finanziamenti. Tenga conto che sono il doppio delle domande che abbiamo ricevuto in un anno, in 2 mesi. È evidente che mettere in atto meccanismi di risposta organizzativi, processi operativi, con 160 persone in meno per la mia banca, per chi non ha malate, non è automatico. Questa è una questione veramente matematica, bisogna capire questa situazione. Aggiungo, le controparti, credo che sappiate, Cassa Depositi e Prestiti, MCC ed altri, non erano preparati a ricevere decine di migliaia di richieste. E non è stata eliminata l'esigenza da parte della banca, la responsabilità di fare un'analisi sulla validità della domanda. Se il cliente aveva i requisiti, tuttora noi lo dobbiamo verificare. E aggiungo, seppur in modo molto veloce e superficiale anche la capacità di rimborso. Noi questo ai nostri clienti glielo diciamo per un motivo molto semplice, perché è passata quasi l'idea che questi famosi, ripeto, 25.000 euro sono a fondo perduto. In realtà è un debito. E la garanzia, io lo voglio dire molto chiaramente, è a favore della banca, non è a favore del cliente. Io credo che una volta fatta in modo corretto l'analisi di questo periodo, penso che le banche, nonostante penso che questo non sia in questo momento un argomento particolarmente, voglio dire, condivisibile, le banche dovranno essere ringraziate. Del Bono, io non so se dovremmo davvero ringraziare le banche usciti da questa crisi. Certamente la Ravaglia ci richiama a una visione più realistica del ruolo del sistema bancario, perché sappiamo poi nelle condizioni di emergenza quanto diventino volatili le opinioni e l'opinione pubblica. Ma all'inizio le banche, con le prime ripercussioni del Covid, sono state quasi portate a un ruolo messianico. Sembrava che la salvezza del paese dipendesse solo dagli istituti bancari, tanto che l'ABI, per bocca del presidente Patuelli, si è affrettata a dire: guardate, ci state dando una responsabilità eccessiva.
Poi sono incominciate le critiche, sono incominciate le insoddisfazioni e le accuse di privilegiare gli uni piuttosto che gli altri. Forse è necessario una visione più sobria. A lei di fare il punto in tutto questo marasma, professore. Non c'è dubbio che la distanza tra il provvedimento legislativo e la sua concreta manifestazione a favore o a sfavore dei soggetti finali, quindi questa distanza sia molto ampia e quindi la comunicazione pubblica dovrebbe essere comprensibile e responsabile, perché altrimenti succede quello che dice il dottor Ravaglia, cioè che uno sente la conferenza stampa la sera e pensa che al mattino ci sia già la realizzazione. Non è così. Anzi, queste situazioni di emergenza, così come era accaduto per il terremoto, per intenderci, o a parte nel 2008-2009, svelano, mettono a nudo in modo purtroppo brutale e talvolta doloroso, quasi crudele, di come la burocrazia, nel senso etimologico del termine, no? Quindi di governo, quasi dittatura degli uffici, possa essere dannosa rispetto agli obiettivi che la politica, quali essi siano, si è data. E in questo senso io non ho dubbi che il dottor Ravaglia ci abbia raccontato la verità. Poi, certo, come dire, il sistema bancario è italiano, è variegato, ci sono banche più grandi, banche più piccole, però mentre nel 2008 era corretto dire che c'erano delle responsabilità molto gravi da parte di banche, soprattutto grandi banche, che si erano avventurate, come dire, seguendo la moda nei mercati dei nuovi prodotti finanziari, i derivati, eccetera, eccetera, e quindi erano stati corresponsabili della crisi. Questa volta sicuramente non si può dire che le banche siano responsabili della genesi, perché è una pandemia, e non mi pare affatto che siano responsabili della lenta implementazione di quelli che sono i provvedimenti legislativi. Tra l'altro, Del Bono, le chiedo anche questo. Prima Ravaglia diceva state attenti perché comunque si tratta di prestiti e quindi di debiti, quelli che si vanno a contrarre con le banche. La crisi del 2008 forse dovrebbe averci anche un po' vaccinato, uso il termine non casualmente, sul tema del debito e del credito. Ma sa, dovrebbe, perché purtroppo sappiamo che nei confronti internazionali, quando si va a misurare attraverso i questionari, dei sondaggi, qual è il grado di istruzione, di alfabetizzazione finanziaria della popolazione, l'Italia ne esce piuttosto male nelle classifiche. E quindi questo è un problema gigantesco, nel senso che coinvolge la scuola, coinvolge il giornalismo, coinvolge, diciamo, molti soggetti, non è questa la sede per approfondirlo. Quindi è vero, come dice lei, che dall'esperienza bisognerebbe imparare, però non accade sempre, come l'esempio che faceva lei, e secondo, la comunicazione pubblica da parte dei soggetti politici tende a far vedere, come dire, il lato bello del poliedro, cioè da domani potete avere, ma quello è un pezzo della storia, perché appunto bisogna ricordarsi che c'è una distinzione fondamentale tra fondo perduto e fondo non perduto, e che qualcuno alla fine dovrà restituire al prestatore quei quattrini, che sia il beneficiario diretto o che sia chi l'ha garantito. Cioè, almeno questo triangolo deve essere chiaro. Ravaglia, prima Del Bono faceva riferimento al terremoto del 2012 che coinvolse proprio la nostra regione, in particolare l'Emilia centrale, e che avveniva in una congiuntura economica già molto difficile. C'era stata la crisi del 2008, l'abbiamo detto più volte, la crisi dei debiti sovrani che aveva in qualche modo riguardato anche l'Italia. Quale fu il ruolo delle banche in quel momento, e soprattutto le chiedo come si fece a riprendersi da quella ferita? Noi siamo stati marginalmente, noi come banca, voglio dire, quindi di conseguenza anche la nostra base di clientela e di soci, siamo stati marginalmente colpiti, seppure diversi comuni sui quali noi operiamo erano dentro il cratere. E la risposta è stata abbastanza analoga a questo. C'è stato il momento di sospensione dei pagamenti. Allora
Noi abbiamo aderito, per allora ci fu peraltro una normativa sostanzialmente analoga a questa che obbligava le banche a concedere moratorie a tutte le aziende private che risiedevano nelle zone del cratere. Noi avevamo fatto peraltro già immediatamente, senza aspettare nessun obbligo normativo, tutti hanno avuto una moratoria che poi si è prorogata nel tempo, occorre dire anche questo, che magari poi nessuno ne ha più parlato, nessuno ha più tenuto in considerazione, se non i diretti interessati evidentemente. Ma voi sapete che i tempi di riabilitazione, di ricostruzione di quelle aree sono stati molto più lunghi di 6 mesi, di un anno. Quindi per quanto riguarda noi direttamente abbiamo seguito con moratorie su moratorie, bisogna dirlo, quella situazione, e concedendo finanziamenti per la ricostruzione che in gran parte erano evidentemente allora legati al mondo dell'edilizia. Anche questo è stato un po' diverso. Oggi non c'è soltanto un problema di crisi del mondo dell'edilizia, ma ad esempio voi sapete che la nostra città in particolare ha avuto una situazione molto pesante nel comparto del turismo, che non è che può essere ricostruito. Quello che oggi si perde nel turismo, ad esempio, non si guadagnerà mai più. Sentivo ieri una trasmissione dove il relatore diceva: apriranno i ristoranti, ma anche se saranno aperti tutti, chi va a mangiare 3 volte alla settimana al ristorante tornerà a mangiare 3 volte, non ci va 6 volte perché in questi mesi è stata a casa. Quindi quello perso non si recupera più. Del Bono, le chiedo questo a proposito dei timori che tutti noi abbiamo guardando avanti. Uno di quelli che più riguardano il nostro territorio, e lo sottolineava con particolare forza il neo vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini quando era ospite qui un paio di settimane fa, è per le piccole e medie imprese. Già la crisi degli anni scorsi ne ha portate via tante, siamo alla vigilia di una nuova scrematura, e come evitarlo? Sì, credo che il punto del dottor Marchesini sia davvero rilevante, perché anche lì, partendo semplicemente da un dato, non c'è bisogno di scomodare tante statistiche. Se noi guardiamo la regione Emilia-Romagna, che ha quasi 4 milioni e mezzo di abitanti, ha circa 400.000 imprese, quindi vuol dire una ogni 11 abitanti. Se pensiamo che le famiglie tipiche in Emilia Romagna sono formate da circa 2,5-3 persone, vuol dire che abbiamo un'impresa ogni 4 famiglie in Emilia Romagna. E però l'altra faccia della medaglia qual è? Che la dimensione media è di circa 5 addetti per impresa. Parte da lì, e quindi anche quando noi a volte parliamo di globalizzazione, parliamo di, diciamo, nuove opportunità tecnologiche, eccetera, eccetera, tutte cose che, come dire, reali, che possiamo osservare in giro, dobbiamo ricordarci qual è il sistema produttivo, come è fatto e che capacità ha in media di cogliere queste opportunità. Ed è tutto evidente che se noi, quando pensiamo alle imprese, pensiamo solo a quelle del packaging o pensiamo alle grandi cooperative, benissimo, però quella non è l'azienda tipo di tipica dell'Emilia Romagna. E dottor Ravaglia lo sa bene quando parla di imprese, quali sono le dimensioni dei soggetti che ha di fronte. Ecco, a Ravaglia la situazione per tante piccole e medie imprese tende a divenire critica. Come può una banca aiutare le imprese, anche quelle piccole? Mi faccio riferimento qui a quello che diceva Galletti nel suo intervento. È necessario valutare in modo meno stringente il merito di credito, è così? Guarda, questa è una caratteristica che mi permetto di dire non è nuova per quanto riguarda noi. Io credo che sia noto che le banche di credito cooperativo, noi continuiamo a dire, siamo banche di persone per le persone. Nelle valutazioni, particolarmente delle imprese di piccole dimensioni, abbiamo sempre valutato anche il valore umano, cioè la capacità di produrre, di fare impresa della famiglia o dell'imprenditore. Sappiamo bene che questo è un elemento che non è quantificabile con un indice. Oggi si lavora molto sugli indici, ma questo lo si può fare su delle aziende strutturate di certe dimensioni. Su quelle molto più piccole, che poi rappresentano peraltro la maggior parte dei clienti della nostra azienda, noi facciamo anche valutazioni di ripeto di natura personale, quindi la fiducia
che noi attribuiamo alle competenze specifiche, al desiderio di lavoro, alla serietà dei nostri clienti, la valutiamo certamente, e questo è un elemento che, mi lasci dire, determina il più delle volte il sì rispetto al no. E una particolare attenzione, devo dire, noi riserviamo alle nuove aziende, un settore del quale si è parlato poco, ma sul quale noi da tempo stiamo puntando, le famose start-up, innovative o meno, è un segmento di operatività straordinariamente importante. Sono i giovani che si apprestano a crearsi il futuro da soli. Noi in questo caso accompagniamo le imprese, abbiamo una struttura dedicata che fa analisi di prospettiva, quindi con un'attenzione all'idea di business che hanno le imprese. Avviandoci alla chiusura, però, voglio farlo vedere anche ai nostri telespettatori ancora uno stralcio dell'intervista che abbiamo fatto a Gianluca Galletti, perché sapete, c'è tutta questa retorica sul ripartiremo migliori, di come siamo entrati in questa emergenza e poi in questa crisi. Galletti ci dice: è importante mettere l'etica anche negli affari a fondamento di questa ripartenza. Lo ascoltiamo e poi torniamo dai nostri ospiti. Io mi sono convinto che il sistema precedente a questa crisi, chiamiamolo turbo capitalismo, un capitalismo molto spinto, sarebbe comunque giunto alla sua fine, perché quel capitalismo ha prodotto tante cose buone nel tempo. Penso al Novecento, no? In Italia ha fatto dell'Italia la settima potenza mondiale, quindi non è tutto da buttare via. Dico però che aveva prodotto talmente tante fratture che era diventato insostenibile. Aveva prodotto la frattura fra le persone, con delle diseguaglianze molto forti, fra finanza e produzione, fra lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati. Quel sistema sarebbe comunque giunto alla sua fine. La pandemia globale ha solo accelerato questo processo. Allora, tentiamo di non ripetere quegli errori. Quel turbo capitalismo è finito. Immaginiamoci una nuova economia. Io non mi immagino sempre un'economia di mercato, un'economia basata sulla concorrenza. Chi fa meglio, fa di più, lavora di più, ha più numeri, ha più talento. È giusto che emerga, che lo metta a disposizione degli altri. Però che si tenga conto di tutti, anche in questo caso di tutti gli attori in campo. La nuova economia allora deve essere un'economia sociale che si basa sul rispetto della persona, che vuol dire del capitale umano, mettere la persona al centro, tornare a pensare che la finanza non è un fine a se stesso, ma la finanza serve all'impresa, serve alla produzione, e la produzione serve a produrre dei beni che soddisfano i bisogni delle persone. Allora io credo che la nuova economia si debba basare su questo, eliminando quelle che sono state le storture del passato e ripartire proprio dalla centralità della persona, la persona al centro. Ravaglia, lo dicevamo l'altra volta quando è stato ospite da noi insieme al presidente Calzolari, le banche non godono di una buona reputazione presso l'opinione pubblica. Io le chiedo se l'attuale crisi è anche un'occasione per imparare sempre più a interpretare l'esigenza etica, oltre a dimostrare anche qualcosa all'opinione pubblica. Beh, lo dicevo prima, io credo di sì, che sia una grande opportunità. Credo che alla fine dimostreremo il valore della condivisione, il valore del sostenere l'impresa sociale. Sono totalmente d'accordo con Galletti quando dice che occorre mettere l'uomo al centro, ma per noi è troppo facile dirlo, noi siamo una cooperativa, è troppo facile, questa è la nostra missione, quindi per me è molto semplice e per la nostra azienda è molto semplice praticare anche queste che non sono soltanto dichiarazioni promozionali di pubblicità, ma devono fare riferimento a dei comportamenti, a dei processi. Nelle nostre procedure, ad esempio, di concessione di credito, noi non concediamo credito per norma a chi produce armi, a chi inquina, a chi sfrutta le persone, a chi fa videogiochi, a tutta una serie di attività è scritto nella nostra policy. Io sono convinto che in questo caso, ma stava già maturando anche prima questa consapevolezza, c'è un elemento che spingerà le aziende, le imprese a operare affinché ci sia si lavori in un mondo un po' più pulito, un po' più sano, si abbia più attenzione al sociale. Qual è? Il vantaggio economico, la molla, questo è il mio punto di vista, se volete, molto pragmatico, che ha mosso molte aziende di grandi dimensioni
è quella di fare investimenti perché si guadagna di più, sono più sicuri. Occorre la condizione, la sensibilità individuale, che mi permetto di dire non è irrilevante, anzi dovrebbe interessare ciascuno di noi, ma poi c'è anche questo vantaggio di natura economica che probabilmente in aziende di natura puramente commerciale conta e molto. Bilbono si ritrova nelle parole di Ravaglia, e così conviene alle banche essere forze attive del progresso, intendo la transizione ecologica, intendo la riduzione delle diseguaglianze, fare economia sociale conviene? Sì, penso proprio di sì, nel senso che diciamo il clima è cambiato, non solo il clima nel senso atmosferico, cioè fino a qualche anno fa questi appelli erano appelli al buon cuore, no? Quasi paternalistici, si diceva sarebbe meglio, sarebbe così, sarebbe colà, ma dal punto di vista degli indicatori di performance economiche, come dire, si finiva per essere un po' doppi, no? Cioè da una parte si aderiva ai principi, ma dall'altro i comportamenti erano all'insegna del massimo profitto o comunque della massima redditività. Non c'è dubbio che oltre a una maggiore sensibilità, questo vede i giovani per esempio in materia ambientale, eccetera, si è visto che il mercato, quindi con tutti i suoi difetti, tende a premiare di più, anche grazie alla maggiore responsabilità dei consumatori o dei soggetti finali, quelle imprese, diciamo, socialmente sensibili, eticamente responsabili. Io credo che anche il ruolo degli economisti, quindi il mio mestiere, debba, per quanto mi riguarda, da tempo essere un po' riorientato. In una battuta, storicamente, tipicamente, gli economisti che cosa facevano? Cercavano di consigliare, suggerire, predicare, insegnare quali erano le soluzioni più efficienti, dove efficienti voleva dire che massimizzavano il profitto o l'utilità per i consumatori, d'accordo? Cioè, come dire, il compito dell'economista era di non discutere i fini, ma di occuparsi della migliore allocazione dei mezzi. Mischiare etica ed economia significa interrogarsi anche sui fini. E su questi temi noi abbiamo una bellissima intervista del professor Zamagni, che tra poco metteremo anche online sul nostro canale, sul canale YouTube del Bristol Talk, che approfondisce tante delle cose che Del Buono qui ci ha accennato. Intanto il tempo però è trascorso, io devo salutare i nostri ospiti, Daniele Ravaglia, Flavio Del Buono, grazie a entrambi di essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie ancora a voi. Un grande grazie anche alla troupe che ha reso possibile quest'anno il Bristol Talk su TRC, la regia di Marco Cavalli, la fotografia di Paolo Merigi, gli effetti visivi di Mauro Morandini, le bellissime immagini offerte per la sigla da Antonio Pomponi e il nostro fonico, l'insostituibile Daniele Brandani. Grazie ovviamente alla Sala della Comunità a Bristol, in cui speriamo, confidiamo di poter tornare a settembre-ottobre per la nuova stagione per la quale vi aspettiamo. Intanto vi auguriamo un'ottima estate. Arrivederci, grazie ancora.